della vita. Per cui, chissà io, si sparerà nella fase più acuta della repressione antigigantesca, si sparerà addirittura ai bambini, voglio dire, mentre allo stesso tempo si toglierà la parola agli intellettuali, il desio stesso andrà via. Eppure c'è da dire questo, no? Che nelle lettere e negli scritti dei borbonici in questi anni noi non troviamo dei legittimisti borbonici, noi non troviamo mai espressioni di carattere etnico, no? Noi troviamo la difesa della tradizione, come difesa della tradizione e della fedeltà alla dinastia, come difesa della religione, come difesa della propria terra, eccetera, eccetera, ma non facciamo mai, i legittimisti non fanno mai considerazioni di tipo etnico. E purtroppo, almeno in alcuni casi, dall'altra parte, queste considerazioni di tipo etnico ci sono state. E la cosa più grave, almeno in alcuni casi, voglio dire, e la cosa più grave è che qualche volta qualcuno del sud che è passato a tutelare gli interessi del nord, che abbia usato considerazioni etniche a proposito dello stesso sud a cui apparteneva. Quindi noi ci siamo trovati in tutte queste situazioni. Il re da Roma interviene regolarmente con una quantità di documenti, programmi, eccetera, i quali non affrontano una problematica soltanto dal punto di vista dell'ingiustizia subita, no? Un esercito che, godendo di tutte le facilitazioni che noi sappiamo, di tutti gli appoggi, viene ad occupare le nostre terre. No, invece il sovrano si occupa anche di questioni molto concrete di modernizzazione del mondo. Tutto questo viene molto gradito dall'elemento moderato, si parla di scuola, si parla di trasporti, si parla di vie di comunicazione, ecco, in tutti questi documenti. Quindi il sovrano veramente cerca di rispondere a modo suo, ma oramai la partita è impari. E se c'è un desiderio che parla di guerra civile, ecco, io, al contrario di Oscar Wilde, alle tentazioni resisto spesso. Quindi, perché se no dovrei parlare di qualcosa che ci riguarda più da vicino. Ma se desiderio poteva parlare di guerra civile, quindi una guerra tra italiani, tra fratelli, no? E dall'altra parte invece noi abbiamo l'adozione di questo termine, no? Brigantaggio, rivolto a tutti, sia al brigante propriamente detto, no? Quindi alla delinquenza comune, sia invece a chi combatteva, aveva un ideale da difendere e da portare avanti. Francesco II e così i legittimisti rimasti a Napoli trovano delle naturali convergenze, diciamo così, anche con elementi che i legittimisti non possono dirsi, per esempio il gruppo della Carità, no? Proprio qua vicino ha operato un grande studioso, dell'arcivescovo di Capua, un grande studioso della seconda metà dell'Ottocento, Capece Latro, il quale, molto prestigioso, il quale ad esempio esaminava il volto autentico di quella formula, per altri versi attraente e che tuttora risulta attraente, no? Quella formula capuliana a proposito dei rapporti tra Stato e Chiesa, libera Chiesa in libero Stato, e ne mostrava, al di là della maschera di simpatia, ne mostrava il volto terribile, e al di là della facile, voglio dire, individuazione del problema nell'aggettivo, quindi nella parte gli attributi libero, il punto era la preposizione in, perché in e non con libero stato, il che significa che lo Stato si poneva nelle condizioni di essere non riconoscitore di diritti ma creatore di diritti, e a
questo punto la mia capacità di resistere alle tentazioni si indebolisce progressivamente, perché è sotto gli occhi di tutti, no? Lo Stato creatore di diritti, no? Che adesso sta arrivando naturalmente ai suoi vertici estremi. Quindi la lungimiranza di questi studiosi ecclesiastici e così via, che sono capaci di capire con tanto anticipo i problemi che possono un giorno sorgere. Enrico Cenni, no? Grande studioso di diritto, e una delle menti più alte, voglio dire, della Napoli degli anni 60-70, un moderato, no? Fa parte di questo gruppo, dove tra gli altri c'è anche una delle reti della santità e della pietà napoletane, no? Mi riferisco a Ludovico da Casoria, e Focini è un neoguelf, insomma. Quindi da questo punto di vista c'è un incontro, ma progressivamente la presenza propria dei legittimisti comincia a segnare il passo. Sappiamo tutti che a un certo momento il sovrano deve sciogliere, perché oramai questo stato nuovo ha tutte le fortune dalla sua parte. No, deve sciogliere il governo in esilio. Nel 1870 c'è l'occupazione di Roma. Riescono tutti insieme a neutralizzare lo sforzo dell'anticoncilio che Ricciardi aveva messo, come aveva cercato di mettere in essere, ma la presenza legittimista si farà ancora sentire. E teniamo presente che l'atteggiamento dei Savoia era estremamente rigido, era stato rigidissimo addirittura nei confronti dei suoi stessi torinesi che avevano protestato per il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, no? Quindi una strage, ovviamente. Allora che cosa succede? Succede che comunque hanno lasciato una libertà ai consigli provinciali e comunali. Per lunghi anni anche i sindaci sono stati di nomina regia, non c'era però l'obbligo del giuramento, per cui si organizzano delle liste che nel 1872 riescono ad avere successo. Sono liste di vario tipo, no? Che naturalmente ci sono i cosiddetti intransigenti, che avevano trovato una sponda nella scienza e la fede fondata anni prima proprio da quel Gaetano San Severino da cui ho preso le mosse, ma ci sono con loro anche elementi più moderati, tutti insieme naturalmente riescono ad ottenere una maggioranza. La cosa non andrà avanti per le lunghe. La Chiesa, questo bisogna dirselo, no? La Chiesa non poteva essere coinvolta oltre una certa misura, e questo spiegherà anche degli atteggiamenti di Alfonso di Borbone. La Chiesa non poteva essere coinvolta, dicevo, oltre una certa misura nelle vicende di questa o di quella dinastia, perché la Chiesa ha un mandato fondamentale, che è quello assegnatole da Cristo, che è quello di testimoniare. E quindi progressivamente si vengono rafforzando quegli elementi cosiddetti moderati, conciliatoristi, insomma, e così via. Negli anni 70, però, questo significa che piano piano perde peso anche la presenza legittimista vera e propria. Negli anni 70 ci sono tante riunioni, no? Per esempio le famose riunioni di Casa Campello, no? A cui partecipano anche i napoletani, tra cui i docenti, e non se ne fa niente per il momento, perché continua il non expedit, d'accordo? Il non expedit formalmente sarà abrogato soltanto nel 1919, ma in realtà con il nuovo Papa che nel 1904, mi riferisco a San Pio X, e quindi non parlo di un Papa progressista, no, modernista, lui è il Papa della Pascendi, cioè è il Papa dell'enciclica durissima che viene scritta proprio contro il movimento modernista. Eppure la Pascendi del 7, nel 4 aveva già scritto un'altra enciclica, il Fervo Proposito,
con la quale in realtà poi le decisioni operative mano a mano seguono, e con la quale si consentivano delle deroghe, diciamo così, delle deroghe al principio del non essere, alla linea del non essere. Poi nel 1913 ci sarà ovviamente ci sarà il patto Gentiloni. In tutto questo, che cosa noi vediamo? Vediamo la stampa, parlavo di presenza, questo era il titolo, presenza legittimista. Nel caso della stampa, ad esempio, il giornale più prestigioso è quello intitolato La Discussione. È proprio lì che viene pubblicata questa biografia, insomma, da parte del Marchese De Felice, che è stata ripubblicata dall'amico editore. Ma ci sono anche altri giornali, no? L'Italia Reale, perché abbiamo delle personalità che per alcuni anni portano avanti questo discorso. Purtroppo, ecco, De Sico muore in fretta, muore nel 77, continua questa azione Calauloa, che faceva parte, era presidente di quel governo in esilio, ma fanno un lavoro straordinario, ma non c'è niente da fare. Piano piano, la presenza legittimista si affievolisce. La morte del sovrano, che oramai non è più a Roma, no? Dopo la caduta quindi di Roma, la morte del sovrano riscuoterà l'interesse di tutta Europa. Dicevo prima le espressioni benevole di Matilde Serao, ma oramai saranno, ecco, niente sostanzialmente impegnativo sul piano politico, ancora meno sul piano militare, e avremo ancora, con l'ausilio di varie personalità, Vincenzo Manzione e così via, avremo altre pubblicazioni. Mussolini farà riferimento ad una pubblicazione che era durata fino all'inizio della guerra mondiale, che era lo chiama il neoguelfo, il nuovo guelfo, ma poca cosa, bisognerà aspettare. Io a questo punto, però, sono, come dire, obbligato dalla nostra Intervento moderatrice. molto interessante, sai che se avessimo avuto tutto il tempo necessario avremmo anche dato il via a delle domande, a altre teorie, però purtroppo il tempo stringe, devo No, ma andare. assolutamente fai benissimo nel tuo lavoro. E quindi mi dispiace di non poter concludere, per esempio, su degli aspetti dell'azione di Francesco II e così via. Termino qui e magari, non lo so, in un'altra occasione o anche in colloqui La prossima tematici. volta, no, beh, cercheremo di rispettare la tabella di marcia, Ma dobbiamo questo spazio rispettare la tabella.